Vorrei fare una brevissima introduzione a questa conference, e poi la presenterò e darò la parola innanzitutto a lei, ma poi a tutti i colleghi e soprattutto agli studenti, perché so che c'è tanta curiosità e tanta volontà di comprendere quello che sta succedendo intorno Bene. a noi. Allora, perché questa scuola sta tentando di allargare le proprie competenze con queste conference di personaggi di cultura e dell'informazione come oggi il dottor Chiesa. Perché la scuola non ha solo l'obbligo di dare delle informazioni e di dare delle tecniche. Le tecniche e le informazioni sono solo la base di una formazione. In realtà voi studenti dovete imparare a, prima, usare le informazioni che vi vengono date per incrementare la vostra curiosità, perché ogni informazione è solo parziale. Più vi informate, più sentirete il bisogno di informarvi, leggere, approfondire. E soprattutto avrete necessità di capire, avete la necessità di capire che le informazioni sono solo la base, perché vi dovrete formare a usare le informazioni per formare una vostra idea, una vostra opinione su quello che sta succedendo nel mondo. Voi avete una grande potenzialità che la generazione mia e quella del dottor Chiesa non aveva quando avevamo la vostra età, che è quella di poter approfondire in qualsiasi momento, qualsiasi numero, qualsiasi informazione, qualsiasi notizia ci viene data con i media, con la televisione, eccetera. E poter formare in questo modo una vostra opinione, una vostra capacità di elaborare le informazioni che vi vengono date. Quindi, questa è la ragione per la quale queste conference vengono fatte con personaggi di livello del dottor Chiesa. Allora, il dottor Chiesa, penso che tutti lo conosciate, prima di tutto giornalista, politico, è stato anche europarlamentare, giornalista per varie testate, sia giornalistiche che televisive, ha fatto il corrispondente all'estero, è scrittore. E non ultimo, diciamo, oggi è editore di se stesso attraverso un canale YouTube che si chiama Pandora TV, dove fa un'informazione del tutto libera da quelli che sono i canali tradizionali. E quindi dà questa informazione usando quelle che sono le sue competenze. Una cosa che io ho imparato dal dottor Chiesa e che vorrei che imparaste anche voi è che non si finisce mai di imparare. Ho visto di recente un suo intervento in cui diceva che non ne sapeva nulla di economia politica e quindi si era messo a studiare. Ragazzi, se studia il dottor Chiesa, studiate e approfondite anche voi. Avete tutti gli strumenti per approfondire. Allora, questa conferenza ha un titolo, ma in realtà è aperta alle domande. Credo che il dottor Chiesa abbia piacere ad avere domande dai ragazzi e anche dai docenti. Il tema è sostanzialmente il ruolo dell'Italia nello scenario che si sta costruendo a livello internazionale di relazioni politiche e relazioni economiche. Sembra molto generico, ma in realtà è una cosa molto concreta, perché in realtà noi studiamo la Costituzione italiana, i bei principi, i principi dell'Unione Europea, le leggi, tutte le norme che riguardano il nostro funzionamento civile, però dobbiamo riuscire a capire anche quello che succede intorno a noi e perché succede. Intanto ringrazio per la enorme disponibilità che Giulietto Chiesa ci ha dato e ha dato una scuola di Bergamo e soprattutto in questi giorni che sono sicuramente molto difficili per noi e gli lascio la parola. Grazie professor Bassi, io sono molto lieto di partecipare a questa discussione proprio perché ci sono i giovani, perché credo che, dico subito, toccherà loro una fase della loro vita di importanza straordinaria. A questa generazione tocca un compito che le generazioni precedenti degli ultimi 3 secoli addirittura non hanno sperimentato. Siamo in un cambio radicale e quindi vorrei partire da qui. Bisogna prima di tutto sapere che voi,
vivrete una vita diversa da quella che avete incontrato quando siete nati. Il cambio che è in corso, nel quale siamo stati investiti, che ha come, avuto come occasione, diciamo, tragica, il coronavirus Covid-19, è in realtà un messaggio all'uomo, all'uomo. Noi abbiamo vissuto, tutta l'umanità ha vissuto, chi in modo colpevole, chi in modo inconsapevole, una grande illusione. La grande illusione è che noi abbiamo pensato che ci fosse, che potesse esistere in qualche misura, in qualche forma, uno sviluppo infinito del benessere e della quantità dei beni di cui potevamo fruire. Era un errore. Siamo stati tratti in inganno, siamo stati guidati da illusioni, nella migliore delle ipotesi, o da atteggiamenti che adesso, alla luce di quello che sta accadendo, non posso che definire criminali, che ci ha portato in un drammatico vicolo cieco. Quello che sta accadendo è la prova del fatto che uno sviluppo infinito è impossibile, per una ragione scientifica, elementare, che avremmo dovuto tutti conoscere, ma ce ne siamo dimenticati, che in un sistema finito di risorse uno sviluppo infinito è impossibile. E noi viviamo in un sistema finito di risorse. Per giunta, viviamo in un sistema finito di risorse che è la nostra terra, che ha una caratteristica diversa da quella che noi abbiamo applicato per le nostre vite. E cioè il nostro mondo, l'ecosistema, chiamiamolo come ci pare, il nostro mondo ha una caratteristica ciclica. Tutto ciò, noi stessi siamo un ciclo, il nostro corpo è un ciclo. E noi siamo parte di cicli, moltissimi cicli. Quello della Terra attorno al Sole, quello della Terra attorno a se stessa, quello dei ritmi della nostra vita fisico-biologica. Noi siamo il prodotto di una società, di una struttura, non di una società soltanto, di una struttura biofisica che è ritorna su se stessa, è una spirale, è un ritorno, è una ricostruzione permanente di ciò che è. Ebbene, noi abbiamo costruito una società che invece prevede grandezze che non sono compatibili con questa società, e cioè grandezze infinite. Vi faccio due esempi che secondo me sono illuminati. Il denaro che noi abbiamo creato non è ciclico, è infinito. Il denaro può crescere indefinitamente, tant'è vero che noi lo creiamo tutti i minuti. In questo momento, addirittura, l'intero sistema economico del pianeta è basato sulla creazione del denaro dal nulla. Cioè noi creiamo denaro quanto ci pare possibile, o meglio, quanto pare possibile a coloro che ne dominano, e ne controllano la creazione. Loro possono creare denaro. Ma un denaro infinito produce infinite cose e infinite cose non sono compatibili con una società, con una struttura, con una complessità che è ciclica. Noi possiamo creare armi quanto vogliamo, possiamo creare delle protesi gigantesche, noi possiamo costruire una portaerei che ha a bordo 5.000 persone, che consuma e impiega energie che non sono mai state impiegate dall'uomo in precedenza. Noi possiamo creare degli aerei, dei missili che volano a velocità sterminate, naturalmente impiegando energie sterminate, ma tutto ciò non è mica possibile, non ha nulla a che fare con la natura non funziona così. Noi abbiamo inventato molecole che non esistono nel pianeta, ma la natura non le riconosce queste molecole, le scarta, le respinge ai margini. Noi abbiamo riempito i mari di plastica che non se ne andrà mai più perché in natura non ci sono forze che la riciclano, la natura le respinge. Noi abbiamo inventato pezzi di natura, diciamo così, che non è natura, che riempiono il nostro corpo. Noi siamo pieni di metalli che non erano previsti nella nostra natura, ma questi metalli, per esempio, vanno in sintonia o in, come dire, vengono modificati o influenzati dai campi elettromagnetici che noi abbiamo creato. Tutto ciò,
è indifferente alla natura umana, niente affatto. Noi abbiamo introdotto nella natura elementi di innaturalità permanente che ci stanno uccidendo. Ci stanno uccidendo. Noi stiamo modificando lo spazio che ci circonda in termini di tecnologie che non sono controllabili dalla natura, quindi che sono contro la natura, quindi che sono contro di noi. Sono alcuni esempi, ma il più illustre di tutti lo conoscete tutti i giorni e nessuno ci ha mai pensato, ed è il prodotto interno lordo. Noi ora misuriamo tutto il nostro sviluppo in termini di prodotto interno lordo, e il prodotto interno lordo cresce indefinitamente, cresce geometricamente quando cresce, fino a un certo punto. Perché siccome in natura non c'è nulla che cresce infinitamente, cioè in matematica ci sono gli asintoti, ma gli asintoti non sono in natura. A un certo punto, oltre un certo livello, la curva si interrompe o si inverte. Quindi noi viviamo in un mondo innaturale e sta uccidendo l'uomo. Il coronavirus, sotto questo profilo, è una formidabile metafora di quello che sta accadendo. Ci arriva addosso come un tifone, come uno tsunami, ma con tutta probabilità l'abbiamo creato noi, questo tsunami, senza rendercene conto. Quindi questo è il primo punto che volevo dire. Noi viviamo in un mondo innaturale. Si può tornare alla normalità dopo tutto quello che sta accadendo? Io non credo. Credo che la normalità che conoscevamo e che conoscevate anche voi con i vostri telefonini, con i vostri cellulari in tasca, tutto quello che è stata la vostra vita fino a che siete arrivati a questo punto, non tornerà più. Se tornasse sarebbe un ritorno di un incubo, e sarebbe il ritorno di un incubo ancora più pericoloso di quello di adesso, del coronavirus. Quindi noi dovremmo pensare a un futuro che avrà una normalità diversa. Ma non illudetevi. Arriverà domani questa normalità, comunque. L'Italia, e adesso possiamo dire anche l'Europa, e adesso possiamo dire anche in varia misura, sta entrando in una nuova fase che non sarà uguale a quella precedente, sicuramente, e avrà una lunga fase di crisi. In queste ore, ricordava il professor Bassi, mi sembra, stanno prendendo decisioni cruciali, in Europa per esempio. A quanto pare non siamo pronti, neanche l'Europa è pronta ad affrontare una situazione come quella che già esiste. E quindi noi dovremo in qualche misura sapere, per esempio, che l'Italia, se vuole uscire, dovrà far conto sulle sue forze in gran parte, perché intorno a noi sarà la stessa desolazione che stiamo provando noi, non solo con i morti, ma con un intero paese immobilizzato. Milioni di persone domani, dopodomani, fra un mese, non avranno uno stipendio. Non ce l'avranno. L'intera struttura turistica del nostro paese sarà ferma, e non per qualche mese, ma sarà ferma per un anno, due anni, forse tre. Quindi un pezzo intero della nostra società è fermo e bisogna rimetterlo in movimento. Abbiamo bisogno di denaro, denaro fresco, immediato. L'ha scritto perfino Mario Draghi, bisogna investire, bisogna produrre un fiume di denaro che dobbiamo inventare dal nulla per rimettere in movimento 5-6 milioni di famiglie, 10-12 milioni di italiani. Questo è quello che ci aspetta, e quindi non è la normalità. E quindi bisogna attrezzarci, ma ripeto, attrezzarci significa, e poi finisco, non pensare di ritornare come prima, non si tornerà come prima. Tutto quello che abbiamo pensato in termini di globalizzazione non è ripetibile. I movimenti non saranno più uguali. Pensate soltanto all'Europa, Schengen. Schengen ci è stato presentato come la meraviglia della libertà, potevamo muoverci tutti, ci avevamo i voli low cost. Scordatevi, i low cost di prima non ci saranno più. Molte imprese, diciamo così, legate al movimento, tutte, dalle compagnie aeree ai treni, falliranno. Non ci sarà la possibilità, Schengen non c'è più, ci sono ormai i confini europei, sono stati elevati, bisognerà impedire per una lunga fase agli uomini di muoversi. Quindi addio alle vacanze a Seychelles per chi poteva permettersela, dimenticatevelo, dovremmo andare in vacanza alla spiaggia più vicina o alla più vicina montagna, dovremmo abituarci a un altro stile di vita, dovremmo essere capaci di
pensare al nostro tempo in un modo diverso. Dobbiamo abbandonare il tempo virtuale che è creato da questa roba qui. Questo ci ha modificato, ma non in buono, ci ha modificato in senso negativo. È cambiato il nostro tempo umano. Noi non siamo fatti per questo tempo tecnologico. Siamo il prodotto dell'evoluzione di milioni di anni. E l'evoluzione di milioni di anni ci ha fatto uomini che lavorano con la velocità, se volete, di 6 km al secondo, che è quella del funzionamento del nostro corpo. Noi non viaggiamo alla velocità di 300.000 km al secondo come quella del nostro telefonino. E quindi tutto il tempo che ci viene imposto dalla tecnologia che ci circonda non è un tempo naturale, è un tempo innaturale. E infatti, siccome è innaturale, ci guasta e secondo me ci rende anche più stupidi. Ecco, questa è l'introduzione che volevo farvi. C'è bisogno dell'intelligenza dell'uomo che c'è, che esiste, c'è bisogno anche della nostra esperienza italiana, perché noi siamo un paese speciale sotto molti profili, non voglio fare della retorica. L'Italia è un paese straordinario, molti nel mondo ci guardano con stupore, perché sotto un certo profilo siamo un po' pazzerelli, un po' strani, un po' indisciplinati, però siamo un paese che ha prodotto questo paese. Basta muoversi nelle strade, nelle case, quando potevamo farlo era meglio, sotto questo profilo, e vedere le bellezze da cui siamo circondati. Gli altri non le hanno. La gran parte del mondo non ha le bellezze nelle quali noi viviamo, non ha la meraviglia della natura di cui noi disponiamo, non è stata capace di produrre le cose bellissime e utilissime che noi abbiamo esportato in tutto il mondo. Quindi noi siamo una grande forza intellettuale e anche produttiva. Ma dovremmo fare conto e grapparci su di noi, perché intorno a noi la situazione non sarà migliore, non è più come prima. E quindi dobbiamo mettere in moto tutte le nostre forze, non sto parlando di autarchia, tutt'altro, sto parlando della consapevolezza che il mondo nel quale vivrete, non sarà più quello illusorio della globalizzazione in cui abbiamo vissuto fino all'altro ieri. Questa è la premessa per poter capire il mondo. Ultimo punto, davvero l'ultimo, ma vorrei che ne parlassimo, è che gran parte degli italiani non è correttamente informata di quello che sta succedendo. Quello che si vede in televisione, quello che vedete sui grandi canali di comunicazione è in gran parte non vero, deformato. Certo, ci sono molte cose giuste e vere, ma gran parte delle cose che vi vengono fornite sono quelle illusioni sulle quali noi abbiamo nutrito il nostro futuro. Erano illusioni, quindi questa gente vi ha informato male, vi ha dato una percezione del mondo non giusta, e quindi ritorno a quello che diceva il professor Bassi. Le informazioni bisognerà raccoglierle con cura, saranno la base di quello che voi conoscerete, ma per capire bisogna metterle insieme, bisogna collegare i punti, bisogna avere la capacità critica di analizzarle e quindi di essere, come dire, indipendenti rispetto a quello che vi viene detto, che gran parte del quale non è vero, non perché gli uomini che producono l'informazione siano bugiardi, semplicemente perché la struttura non glielo consente. I giornali, le televisioni che voi vedete non sono libere, non sono plurali, sono corrispondenti agli interessi di coloro che le paga, che le fornisce, che le organizza, delle tecnologie di cui è proprietario, e quindi neanche Google e neanche Facebook sono sinceri. Queste sono grandi concentrazioni che servono per la manipolazione di massa di 2,5 miliardi, 3 di individui. Non è più informazione questa è deformazione di massa, io lo chiamo manipolazione di massa, che è in corso. Quindi guardatevi dall'informazione che vi viene data da tutti i canali, incluso il mio naturalmente, perché anche io non lo faccio per guadagnare, non ci guadagno niente, quindi non ho interessi in questo senso, ma certo io sto battendomi per le mie idee,
E quindi io non posso essere considerato come una fonte del tutto oggettiva. Io sono io e quindi quello che vi dirò, sottoponetelo allo stesso criterio di verità che vi stavo suggerendo. Riflettete, confrontate, analizzate, studiate, in poche parole, studiate e sarete più liberi di fare ciò che riterrete utile per il vostro futuro. Ho finito, aspetto le vostre domande. Grazie mille, dottor Chiesa. Beh, io allora, prima di tutto, detto da lei un concetto del genere sull'informazione dei giornali è un messaggio che credo che sia fortissimo, visto che lei ha lavorato per queste televisioni all'interno e per questi giornali. Detto ciò, io avrei mille domande, ma vorrei stare zitto perché sono sicuro che i miei colleghi, ma soprattutto i ragazzi, sono molto di averla. E lascio solo un secondo la parola a Patrizia, che è la nostra, che sta facendo giorno e notte a servizio dei ragazzi, andando a consegnare i computer e occupandosi anche della loro salute. Grazie Patrizia di essere qui con noi. Grazie Giulio per questa presentazione a Giulietto Chiesa che ringrazio. Hai ragione, oggi sono andata a scuola a consegnare due PC e si fa il possibile, insomma, in questo momento penso che adesso sono un po' emozionata dopo quello che hai detto così in diretta, perché devo dire che io faccio tutto questo con il cuore perché amo la scuola da sempre e in particolare amo il Vittorio e quindi è vero, sono stanca, ma finché resisto continuerò così perché penso che serva anche da esempio, insomma, a tutti i nostri ragazzi e alle nostre ragazze e così come da esempio sono appunto tutti i docenti che come te ogni giorno si danno da fare e anche gli esperti di grido, diciamo, come Giulietto Chiesa, che mettono a disposizione il loro tempo per noi, per le nostre studentesse, per i nostri studenti, e tutto questo dovrebbe arrivare dritto anche ai loro cuoricini come messaggio di fiducia che, insomma, la comunità è pronta a ripartire, quella del Vittorio e anche tutte le altre. E quindi quella più estesa, il territorio, ma anche insomma uno scenario molto più ampio. Ho ascoltato con piacere le sue parole, Giulietto, la ringrazio davvero di cuore. Purtroppo sono entrata un filino tardi, dando in questo caso cattivo esempio ai ragazzi, ma ahimè non mi sembrava il caso di collegarmi dalla macchina. Adesso non voglio togliere spazio ai ragazzi, quindi penso che stiano già facendo le domande. Lascio te sempre a te, Giulio, la guida del dibattito di questa riunione. Grazie a tutti e colgo l'occasione per chi è connesso di fare gli auguri di buona Pasqua che poi, insomma, vi arriveranno nei prossimi giorni in forma scritta anche alle famiglie. Grazie, grazie davvero. Grazie a te. Grazie a lei. Allora, io direi prenotatevi in chat e quando vi do la parola aprite microfono e camera, anche solo per cortesia, per farvi vedere, per fare le domande a Giulietto Chiesa. Intanto ci dovrebbe essere Rosaria Cannadoro che vuole fare una domanda. Sì, sono qui. Buongiorno. In realtà le domande che voglio fare io sono due, una un po' a livello economico, l'altra invece proprio a livello giornalistico. La prima è, abbiamo visto che comunque all'inizio di tutta questa situazione l'Europa in un certo senso ha voltato le spalle all'Italia, no? Però dopo che comunque tutti i sindaci si sono messi magari a togliere le bandiere dell'Unione Europea e sui social iniziava a girare dei post che dicevano usciamo dall'Europa, allora lì la situazione è un pochino cambiata. Come mai all'inizio l'Unione Europea ha avuto questo comportamento e cosa potrebbe succedere a livello proprio nazionale, se l'Italia dovesse uscire dall'Unione Europea? Bene, non lo so cosa succederebbe, non lo sa nessuno in realtà, perché noi abbiamo vissuto gli ultimi 20 anni dentro un'unione che però è cambiata radicalmente, questa è la mia opinione. L'Unione Europea, io sono stato deputato europeo dal 2004 al 2009, fino a quel momento l'Europa era ancora un progetto solidale,
diciamo, io l'ho vissuta come deputato, vedendone i gravi limiti, gravissimi limiti, ma era tuttavia ancora permeata da idee di comunanza, cioè di creare un nuovo Stato sovranazionale, democratico, come lo è, con tutti i limiti, anche l'Italia, o la Francia, o la Germania, ma che avrebbe pensato al bene comune, cioè se vogliamo essere parte di un'unica comunità, dovevamo, si pensava che si sarebbe dovuto uniformare ciascuno di noi a una nuova comunità più ampia senza perdere ciò che avevamo. Questa era l'idea. L'Europa di Spinelli era questo. Ma nel frattempo è accaduto qualcosa che non era stato ben previsto, e infatti è avvenuto un colpo di Stato. Non lo dico io, lo dice un personaggio come Paolo Savona, mi pare, che poteva addirittura essere ministro dell'Italia. Hanno cambiato le regole. Le regole europee sono state piegate all'interesse della grande finanza mondiale. E questo è stato fatto legalmente, pian piano, pezzo per pezzo. E quando si è arrivati alla cosiddetta Costituzione europea, che di fatto è un patto, è una specie di accordo internazionale, non è una vera Costituzione, cioè il Trattato di Lisbona, ci siamo trovati di fronte a regole che non sono democratiche per niente. Cioè noi siamo stati espropriati della democrazia da questa Europa, che è diventato un organismo sovranazionale, ma che non è più eletto da nessuno. Cioè noi siamo dipendenti da tre strutture che, di fatto dipendenti, ma nel senso proprio della parola, da tre strutture che nessuno ha eletto: la Commissione europea, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale. Sono dei consigli di amministrazione questi qua, non sono democrazie. In un consiglio di amministrazione non conta la volontà del popolo, conta la volontà dei membri del consiglio di amministrazione, degli azionisti. Ma questa è un'altra idea. Nella nostra Costituzione noi abbiamo un'altra idea, che sta scritta nell'articolo 1. La sovranità appartiene al popolo, non a un consiglio di amministrazione composto dalle banche. La banca centrale è un consiglio di amministrazione dove il maggior azionista ha diritto di avere più voti degli altri. Non è un voto un cittadino. È un'altra cosa. Quindi noi improvvisamente ci siamo trovati di fronte a un'Europa che non è più l'Europa dei popoli, che non è più l'Europa della libertà, è un'Europa, una struttura molto potente, che però è dominata dalla banca. La Banca Centrale Europea, non so quanti di voi lo sanno, non è una banca pubblica, ma decide il nostro denaro. Decide la Banca Europea, decide in piena autonomia rispetto ai poteri politici di tutta l'Europa, incluso il nostro, decide quanto denaro, come produrlo, a chi darlo, in che forma usarlo. Non è più il nostro denaro, ce lo dà in prestito. E su questo denaro noi dobbiamo pagare gli interessi. E quindi noi non abbiamo più neanche la possibilità di fare il nostro bilancio dello Stato. Che cos'è il bilancio dello Stato se non il risultato finale della volontà dei cittadini? Adesso uno può dire, va bene, ma nel momento in cui tu partecipi a una unione più grande devi tenere conto della volontà di tutti i cittadini. Esatto, esatto. Ma allora ci vuole un Parlamento europeo capace di decidere. E questo Parlamento europeo non può decidere perché non ha poteri legislativi di fatto. Tutto il resto sono chiacchiere, io l'ho visto dall'interno. Cosa vuol dire il potere legislativo del Parlamento europeo? Uguale a zero. Il controllo non è in mano ai parlamentari, è in mano alla Commissione, e la Commissione è definita sulla base di criteri di composizione delle forze europee che sfuggono totalmente alla valutazione democratica. Quindi noi non abbiamo un Parlamento europeo democratico, abbiamo un facsimile di Parlamento. Si chiama Parlamento, ma non ha le funzioni del Parlamento, tant'è vero che non può eleggere il suo governo. Un qualunque Parlamento deve eleggere un governo. Un Parlamento nello Stato di diritto è un pezzo della catena del potere. Il Parlamento, che è l'organo legislativo in Italia, deve eleggere il governo, che è organo esecutivo. E il governo non può agire indipendentemente dalla volontà del Parlamento, quale che sia questa volontà. Quindi rispondo alla tua domanda. Questa Europa non è democratica, molto semplice.
E adesso siamo nel momento cruciale, non solo non è democratica, ma è stata costruita sulla base di criteri che non sono quelli di una comunità solidale. Nell'Europa c'è scritto che bisogna essere competitivi. Il criterio di questa Europa è la competizione, non la solidarietà. E infatti si vede. L'Italia è colpita da uno tsunami gigantesco, perché questo è. Il coronavirus cambierà la nostra vita, ha cambiato tutto, ha ucciso un sacco di persone, ha modificato tutti i nostri rapporti, ha bloccato un paese di 60 milioni di persone. E di fronte a questo l'Europa che cosa fa? Sono 2 mesi che l'Europa tace e adesso mandiamo una delegazione del nostro governo all'Europa per dirgli che abbiamo bisogno di 200-300 miliardi di euro che loro ci devono dare. Se vogliono che l'Europa sopravviva, ci devono dare, ma ce lo devono dare a tasso zero, non con gli interessi. E invece ci rispondono di là: noi ve lo diamo, ma poi dovrete restituire. Tra l'altro, vediamo come ce lo daranno o ce lo darebbero, ma poi dovete restituire. E se lo restituite, allora dovete pagare il debito. Ma noi abbiamo già un enorme debito da pagare, che è in gran parte un debito fasullo costruito dalle banche. E quindi che cosa ci dicono? Che fra 6 mesi, 8 mesi, noi dovremo pagare che cosa? Visto che siamo praticamente a zero ormai. Mezzo paese fermo. 6 milioni di persone non avranno uno stipendio. E presto neanche quelli che avevano uno stipendio stabile, come quello dei dipendenti pubblici, potrebbero non avere quello stipendio. E abbiamo dei conti correnti bancari che potranno essere espropriati dalla mano di decisioni che non sono democratiche. La gente si rende conto di questo, quindi non va bene. L'Europa non ci sta rispondendo, ci sta dicendo ciascuno per conto suo. E questo è quello che sta accadendo. Tu mi hai detto la notizia che io non conoscevo, che molti sindaci hanno tolto le bandiere dell'Europa dai loro pennoni. Certo, è così. Schengen, che era uno dei nostri delle meravigliose conquiste della nostra Europa, non esiste più, lo sapete, no? Tutti i confini statuali sono stati ricostituiti, non si può passare dall'Italia all'Austria, dall'Italia alla Svizzera, la Svizzera non è Unione Europea, non si può passare dalla Cechia, Repubblica Ceca, all'Ungheria, dall'Ungheria, tutto fermo, tutto bloccato, l'Europa è finita così com'è e non è capace di uscire da questa situazione. E a quello che io, è la mia previsione, spero che non sia valida, mi auguro che non sia valida, mi auguro di sbagliare, ma l'Europa non ci darà una lira. Non ci darà un euro se non chiedendoci in cambio il pagamento definito dalle banche. Le banche, lo spread, che cos'è lo spread? Lo spread è il sistema di valutazione della nostra tenuta economica, ma la nostra tenuta economica la decidono loro. E invece noi dovremmo avere altri criteri, che sono quelli della volontà del popolo. Noi dovremmo ricostruire la nostra sanità interamente, pensate soltanto a questo. Ci vorranno almeno 250-300 miliardi per mettere in piedi una sanità all'altezza della crisi che stiamo vivendo. Dove li pigliamo questi soldi? Li dobbiamo costruire noi, cioè ce li dobbiamo procurare per conto nostro, perché non ce li daranno. E quello che ci daranno sarà a prezzo molto alto. Finisco questa risposta. Io ho letto, non so quanti di voi l'hanno fatto, la lettera che Draghi improvvisamente ha scritto, non si sa a chi, ma l'ha pubblicata sul Financial Times. Draghi dice delle cose molto serie. Dice, per esempio, in quella lettera, che bisogna sospendere le regole bancarie esistenti. Ah, fantastico, è stato capo della Banca Centrale Europea e adesso ci dice che bisogna sospendere temporaneamente le norme bancarie. Perché? Perché bisogna che qualcuno dia i prestiti ai cittadini italiani, alle imprese, perché possono rimettersi in movimento. Bene, ma dopo non ci dice che cosa succederà. Per quanto tempo sospenderemo le regole bancarie? Che vengano questi soldi. Ma non perché dopo, fra 6 mesi, ci dicano che dobbiamo pagare un tasso di interesse del 4-5% per ripagare il debito. Non si può fare. Non si può fare. Bisogna che questi soldi siano creati per la popolazione adesso. E naturalmente la Germania ci dice: ma come, noi dobbiamo creare i soldi per voi? Non va bene. E no, io rispondo: e invece è così che dovete fare. Perché fino ad ora voi avete creato i soldi per le banche, ma non avete creato i soldi per i cittadini. Chi vi ha autorizzato a creare i soldi per le banche? Io vi dico,
italiani, noi italiani, vi diciamo che dovete creare i soldi per gli italiani che devono ricominciare a vivere. È un altro mondo, certo, ha ragione Draghi. Bisogna sospendere quelle regole bancarie e sostituirle con delle altre regole. Per esempio, bisogna tornare, lo dico subito, senza la minima esitazione, le banche centrali, quella europea, ma anche la Banca d'Italia e anche la Banca d'Inghilterra, adesso non è più Europa, ma anche la Banca di Francia e quella di Germania, devono diventare pubbliche, non private. La Banca d'Italia è il consiglio di amministrazione delle banche private italiane, non è il consiglio di amministrazione degli italiani. Bisogna che la Banca d'Italia ritorni ad essere quello che era prima, e cioè al servizio del Ministero del Tesoro. E la Banca d'Italia ci deve dare al Tesoro italiano, cioè agli italiani, il denaro che occorre per far vivere il paese senza tasso di interesse. Deve darci il denaro a gratis, perché il denaro lo creiamo per noi, non per loro. E invece noi paghiamo il tasso di interesse che ci viene dato dalle banche, che sono state definite indipendenti dal potere politico. Ma chi ha deciso questo? Non è mica sempre stato così. C'è stata una lunga fase della storia d'Italia, quella in cui l'Italia è stata uno dei protagonisti dello sviluppo mondiale, bene o male che fosse, ed è diventata la settima potenza, quando la Banca Centrale Italiana era alle dipendenze del Ministero del Tesoro, cioè del governo italiano, cioè degli italiani, e non pagava gli interessi sul debito alla banca, perché era il governo che decideva quanto denaro doveva essere circolante nel paese, non la banca. Quindi noi siamo diventati, come dire, e in Europa e in Italia, oggetti della politica delle banche. Ce ne siamo accorti? Non ce ne siamo accorti, non ce l'hanno detto. I nostri parlamentari hanno votato una dopo l'altra leggi che violavano la Costituzione, che cancellavano i diritti del popolo. Leggete il documento, se potete, avete tempo, che ha scritto uno degli ex vicepresidenti della Corte Costituzionale Italiana, Paolo Maddalena. Fa l'elenco delle violazioni costituzionali che sono state realizzate nel corso degli ultimi 30 anni, violazioni votate dal Parlamento. Perché? Perché abbiamo avuto dei parlamenti corrotti, comprati, ingannati, che hanno votato leggi contro il popolo, contro la sovranità del popolo, contro la nostra salute, contro la nostra cultura, contro la nostra istruzione. Siamo stati ingannati e adesso bisogna uscire da questo inganno, da questa illusione, recuperando quella parte indispensabile della nostra sovranità che ci fa essere liberi, colti, sani. Questo è il nuovo messaggio che ci arriva, secondo me, dal coronavirus, se vorremmo farlo. Questa Europa, così com'è, non ha possibilità di esistere, non è che sparirà domani, ma questa Europa ha finito con questa vicenda, la sua storia, l'illusione di uno Stato sovranazionale democratico. Non lo è stato, non lo è. Se vuole continuare a vivere, io non sono contro l'Europa, non sono mai stato contro l'Europa, ma penso che questa Europa non merita di essere la guida di 500 milioni di persone. Mi dispiace, non è in grado, non è all'altezza, ha delle idee sbagliate, dominata dall'egoismo e dalla competizione. Non può essere un governo per tutti. Quindi o l'Europa cambia e allora vedremo come, in che forma e in che tempi, oppure ne potremo fare a meno tranquillamente e andare verso un altro tipo di riforma delle istituzioni sovranazionali, che è possibile, è perfino auspicabile, ma così com'è non funziona. Grazie, scusate, io ho avuto qualche minuto di blackout, sono rientrato adesso, quindi mi sono perso l'elenco degli interventi. Mi sembrava ci fosse la studentessa che ha fatto la prima domanda, che voleva fare una domanda, poi Enrico Gabriele, Giovanna Scotti e Arabella Califfo. Vi prego di rimettere le vostre richieste di intervento. Dico a lei, dottor Chiesa, se lei clicca sulla icona chat che vede in alto a destra, può anche vedere man mano i commenti, le domande, le situazioni che fanno i ragazzi. Ah sì, le vedo adesso, sì. Perfetto. Prego. Ma non,
Non vorrei essere io a dare la domanda, perché sennò non No, no, posso no, no, no. parlare, guardare. Gliela faccio. Faccia lei la... Rosaria ancora, poi Enrico. Ok, intanto la ringrazio per aver risposto a questa. Allora, l'altra è, si sa che comunque stiamo vivendo una bruttissima situazione e molte volte, come anche ha detto lei prima, le informazioni o sono sbagliate o comunque sono incomplete. In quanto giornalista, secondo lei, dietro a tutta questa situazione, visto che comunque il coronavirus è un virus che è stato geneticamente modificato in laboratorio, perché proviene dalla SARS, può essere che c'è sotto una questione di soldi? Ah, certo che c'è dietro una questione di soldi e di potere, però rispondo subito a una questione. Sul fatto che questo virus del Covid-19 sia stato modificato in laboratorio, credo che non ci siano dubbi, ma non si sa esattamente. Non c'è una versione vera. Noi abbiamo in televisione, nelle nostre televisioni, sembra che ci sia stato l'ordine di scartare l'ipotesi di una, diciamo così, azione fraudolenta in qualche forma. Non se ne può parlare. State attenti e vedete. Tutti quelli che intervengono in televisione, in qualunque talk show e in qualunque notizia, questa notizia è stata tolta di mezzo. Già questo dice molto. Come mai ci sono cose di cui non si può parlare? E invece io dichiaro di avere letto sulla relazione della John Hopkins University, che è stata prodotta nel ottobre, novembre del 2019, prima ancora che cominciasse tutta la tragedia in cui siamo entrati, c'è un documento che si può leggere su internet, ripeto, firmato dalla John Hopkins University, che è uno dei massimi strumenti utilizzati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per dare informazioni esaurienti. Lì c'è scritto esplicitamente che è attesa una pandemia. È un lungo discorso, ma era stata prevista largamente, da 5 anni almeno, ed è attesa una pandemia, ribadisco, che potrebbe essere il risultato di una inavvertita, diciamo così, uscita di questo virus da uno dei laboratori su cui si stava lavorando, ovvero da una intenzionale diffusione. C'è scritto nel documento, io l'ho già pubblicato questo documento, l'ho già commentato. Nel novembre dell'anno scorso la John Hopkins University faceva questa previsione. È possibile che questo virus fuoriesca per inavvertenza o per intenzione? L'hanno scritto prima che avvenisse, ma io non me lo dimentico perché l'hanno scritto. Quindi queste due ipotesi non possono essere scartate, devono essere tenute in conto. Anche perché ci sono accadute molte cose strane intorno a questo. Quindi io non dico che il virus è stato interamente inventato, ma sicuramente è stato manipolato. E poi c'è il secondo punto: come ha potuto avere una diffusione di questo genere? Molto strana, perché c'è stata una prima esplosione di questo virus che ha infettato 22 paesi, a cominciare dalla Cina, poi c'è stata una seconda ondata di diffusione dopo un mese che ha infettato 68 paesi nello spazio di 4-5 giorni. Ma com'è possibile? Non è possibile che avvenga attraverso i viaggi delle persone. 68 persone, 68 paesi in 5 giorni, non si possono infettare. Quindi è successo qualcosa d'altro su cui bisogna ancora studiare. E poi i ceppi di questo virus, sulla base di quello che io ho letto, non sono identici, sono diversi. A quanto pare il ceppo o diversi ceppi del virus che ha colpito il nord Italia non sono coincidenti con quelli cinesi, per esempio. E quindi, come si vede, potrebbe avere diverse origini. E poi succedono cose che devono essere chiarite. Come mai l'Africa, che è un paese molto più disorganizzato di quanto non sia l'Europa occidentale, disorganizzato e povero,
non ha strutture, come mai l'Africa ha un livello di morti così basso? Vuol dire che là le cose sono andate in un altro modo. Come mai la Russia, per esempio, sembra essere estranea a questo virus? Perché la situazione di emergenza in Russia è molto contenuta. Ho ricevuto proprio oggi delle mail che dicono che a Yekaterinburg, cioè lontano da Mosca, la gente vive normalmente, non ha avuto nessun preavviso, continua ad andare al lavoro come prima, normale, non ci sono a quanto pare morti o non ci sono neanche malati, non si capisce. Come mai? C'è qualche cosa di molto poco strano, molto poco chiaro, che è ancora interamente da, come dire, da definire. Quindi il quadro è questo. Noi non sappiamo ancora bene esattamente che cosa è successo, sappiamo che si poteva prevedere, ma non sappiamo che chi ha costruito, manovrato, gestito, informato, se lo hanno fatto in modo corretto o non corretto, come funziona l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io ho molti dubbi, per esempio, perché sono andato a vedere come, per esempio, banalmente, il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, qual è? Chi è che la finanzia? E tra i maggiori finanziatori, per esempio, ci sono alcuni paesi, ma altri non finanziano, non esistono. Non c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'organizzazione a suo modo caritatevole. Alcuni paesi finanziano, altri sono estranei. Poi ci sono dei finanziatori privati, per esempio la fondazione Bill e Melinda Gates, che dà un cospicuo contributo. E dietro questi c'è le grandi compagnie definite cosiddette della Big Pharma, che finanziano abbondantemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E la domanda che io pongo è una domanda, ma bisognerebbe rispondere. Chi è che decide della linea politica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una situazione del genere? Chi è che controlla la democraticità e la corrispondenza agli interessi pubblici di un'organizzazione vitale, cruciale come quella? Non lo sappiamo con precisione. Quindi molte cose sono da rivedere. Io tra le altre cose ho detto, l'unico per adesso, finora, ho detto che secondo me bisognerebbe chiedere, bisognerebbe che qualcheduno, per esempio il nostro governo, chiedesse una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è l'unico organismo che dovrebbe occuparsi dei problemi della sicurezza mondiale. Non mi risulta che ci sia stata una richiesta del genere. Non c'è stata da parte della Cina, non c'è stata da parte della Russia, non c'è stata da parte degli Stati Uniti, ma io ritengo che l'Europa, per esempio, avrebbe ragione di chiederlo, per sapere semplicemente, per avere, per esempio, una commissione d'inchiesta che velocemente ci dice quali sono stati tutti i passaggi di questa storia. Dal momento in cui è stata prevista la pandemia, cioè 5 anni fa, dalla fondazione Melinda e Bill Gates, e poi successivamente fino alle previsioni della Johns Hopkins University. Sappiamo tutto? No, non sappiamo tutto. Bisogna ancora trovare qualcuno capace di costruirci e ricostruirci questa storia. E siccome milioni di persone dipendono, intendo dire la loro vita, dipende dalla storia che stiamo vivendo in questo momento, questo è un problema di sicurezza mondiale. Non arrivo a dire che le armi biologiche costituiscono una potenziale origine di conflitto, ma siamo molto vicini a questa situazione e comunque gli interrogativi sono aperti su questo punto. Ricordo soltanto, lo potete vedere perché l'abbiamo pubblicato su Pandora, che Roberto Quaglia ha fatto un commento commentando tutte queste stranezze di cui io qui vi ho fatto un piccolo resoconto, senza darvi una risposta, perché sono stranezze anche per me, sono coincidenze, ma io mi ricordo per esempio che nel documento, nel famoso per me documento che si chiama Project for the New American Century, tradotto progetto per il nuovo secolo americano, badate le parole, progetto per il nuovo secolo americano, data 1998, autori i neocon che diedero vita successivamente dall'anno 2000 al governo di George Bush Jr. C'è scritto in quel documento esplicitamente che a un certo punto dello scontro politico in atto
è possibile che si possa usare le armi batteriologiche per combattere contro i nemici della democrazia. Sintetizzo, ma potete andarla a vedere, c'è scritto proprio questo. Nel 1998 c'era già un documento che arrivò, come sappiamo, sul tavolo di Bill Clinton, allora presidente degli Stati Uniti, e Bill Clinton, per fortuna nostra, lo mise da parte, in cui una delle cose che si prevedeva era l'uso di armi biologiche per sconfiggere il nemico della democrazia. Questi neocon non era un gruppo di pellegrini qualunque, era gente che è andata al governo degli Stati Uniti nell'anno 2001, anzi nell'anno 2000. Il governo di George Bush Jr. è stato fatto dai neocon americani che hanno scritto quel documento dove c'è scritto nero su bianco che è possibile usare l'arma biologica contro i nemici della democrazia. Non mi sembra che ci siano delle singolari assonanze? Ecco, sarebbe una cosa da studiare. Che cosa hanno fatto i laboratori americani che si occupavano di queste questioni nel corso di tutti questi anni? Sappiamo che grosso modo ci sono 15.000 ricercatori che hanno lavorato sui virus nei laboratori militari degli Stati Uniti. Capite che ci sono molte domande aperte. Come mai non emergono sulle nostre televisioni? Non ce n'è una, nessuno di questo parla. Silenzio. Io apro soltanto dei punti interrogativi. A me paiono importanti, ma di questo non si può parlare. Allora, tu mi hai chiesto, ci sono questioni di soldi. Beh, chiediamoci. Quali sono i problemi che impediscono ai giornalisti che vanno sulla Rai, su Mediaset, sulla 7, di toccare questi argomenti? Come mai? Ecco, questa è una domanda importante. Grazie. Aggiungo, se posso, che pare che sia ormai acclarato che nei laboratori di Wuhan partecipavano anche scienziati americani a questi lavori sul coronavirus, che ormai è acclarato, così come sono pubbliche anche su internet delle interpellanze fatte al Senato americano dell'anno scorso, in cui si chiedono contezza della presenza del coronavirus nelle circa 10.000 morti di influenza che c'erano state l'anno scorso negli Stati Uniti. Eppure non ne parla nessuno. Mi chiede, ma le armi biologiche non sono vietate dalla Convenzione di Ginevra? Dopodiché chiedo a Enrico, Giovanna e Arabella di fare domande velocemente, magari insieme, così possiamo procedere, perché ci sono tante le domande. Beh, sì, grazie professore che lei ha aggiunto alcune cose che io non avevo detto, ma è esattamente così. Non si può parlare di certe questioni, è vietato. Anzi, adesso voglio soltanto dire che l'altro ieri proprio il governo italiano ha nominato una commissione speciale che dovrebbe combattere tutti coloro che queste domande le sollevano. Ecco, questa cosa qua è una cosa che a noi interessa, perché noi abbiamo studiato la Costituzione e abbiamo parlato di principi, ma volevo sapere anche da lei, poi dopo aver risposto ai ragazzi, perché hanno la prelazione, che cosa pensa di questa famosa task force del governo per mettere il bavaglio alle famose fake news? Rispondo semplicemente con una parola. È una cosa totalmente anticostituzionale, in violazione della democrazia e dell'articolo 21 della nostra Costituzione, ed è un tentativo di intimidazione. Io lo considero un tentativo di intimidazione anche nei miei confronti. Io di queste questioni parlo, non dico che ho le risposte, ma sollevo le domande. E invece vogliono impedirmi di sollevare le domande. Questo è il problema. Quindi è un tentativo di intimidazione vera e propria, che sarà sicuramente appoggiato dalle grandi corporation internazionali come Google e come Facebook, che decidono del funzionamento dei social network. Perché questi cominceranno e cominciano già ora a chiudere i siti che derogheranno dalle regole di queste task force, che sono delle forme di intimidazione contro la libertà di espressione. Allora, Enrico, Giovanna, Arabella, vi prego di fare una domanda veloce, in sequenza, così poi il dottor Chiesa può rispondere a tutti. Buongiorno, salve. Buongiorno. Volevo chiedere una domanda come un po' simile a quella che ha fatto Rosaria. Secondo lei il sostegno dall'estero verso l'Italia e in generale anche gli altri paesi può derivare più da scelte politiche o solidali? E qual è il rapporto?
Tutte le scelte, tutti gli atti politici dei governi, innanzitutto, sono dettati dall'interesse del governo che lo fa. Se la tua domanda si riferisce al significato dell'aiuto che ci è stato dato dalla Russia, è chiaro che è un gesto, come dire, è un gesto di buona volontà politica che ha un significato politico. La Russia fa il suo interesse. Ci aiuta e dobbiamo essere grati perché chiunque ci aiuta ci fa un favore, grazie. Dopodiché noi non dobbiamo dimenticare che la Russia ha i suoi interessi e persegue il suo scopo legittimo, assolutamente legittimo. Quindi la Russia è sottoposta da noi a sanzioni, faccio questo esempio, noi da anni ormai stiamo punendo la Russia, tra l'altro la mia opinione è che si tratta di un atto illegale addirittura contro le regole della comunità internazionale, ma noi stiamo punendo la Russia per colpe che non sono mai state dimostrate, va bene? Per esempio, vogliamo punirla per avere invaso l'Ucraina. La Russia non ha mai invaso l'Ucraina, quindi, come si dice, abbiamo imposto sanzioni. È ovvio che la Russia soffre di queste sanzioni, perde denaro, perde occasioni di lavoro. La Russia vorrebbe che le sanzioni fossero tolte e quindi se ci fa un gesto di aiuto, evidentemente ritiene che sia utile all'interesse della Russia che vengano tolte le sanzioni. È normale, non è che si tratta di un gesto, come dire, inammissibile. Lo fa. Ci fa un gesto di favore e io ritengo che dobbiamo ringraziarli per questo invece di insultarli come abbiamo fatto e nello stesso tempo devo riconoscere che la Russia fa il suo interesse, giusto che sia così. Beh, del resto avete visto la scena, molto più scena che da noi ci hanno mandato, tra l'altro spendendo un sacco di soldi perché i soldati, gli ufficiali che sono qui sono a spese loro, mica a spese nostre, cioè la squadra che sta lavorando nel Proprio nord Italia lo sta da facendo noi. a spese della Russia, voglio dire, è un regalo che ci fanno ed è un regalo molto costoso, tra l'altro, perché far arrivare 18 a 16 aerei, scusate, di quelle dimensioni, carichi di mezzi, è già una spesa enorme, più ci metti il soggiorno, la permanenza, il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi ci stanno facendo un regalo, grazie. Ma guardate quello che è successo tra Stati Uniti e Russia, che apparentemente sembrano nemici, nemici, proprio nemici giurati. Vabbè, il presidente Trump chiama Putin, discutono insieme sul prezzo del petrolio, arrivano e fanno un comunicato in cui dicono che la Russia e gli Stati Uniti devono agire di comune accordo per fronteggiare la situazione internazionale, praticamente come due alleati. E poi Putin decide di far arrivare un Antonov gigantesco all'aeroporto Kennedy carico di aiuti per l'America. E Trump risponde, grazie, very nice. Molto bello, apprezza anche lui perché è chiaro che si sono messi d'accordo per dire al mondo: guardate che c'è qualcuno che minaccia e noi americani e voi russi e noi rispondiamo pubblicamente dicendo che siamo d'accordo tra di noi. Chi è che ha reagito negativamente? Il New York Times, il Washington Post, il Wall Street Journal, cioè tutti gli organi che rappresentano gli interessi delle grandi banche internazionali, hanno attaccato immediatamente Trump di essere un agente di nuovo della Russia, Putin di perseguire i suoi scopi, ma nessuno di loro ha detto grazie, scusate, avete fatto un passo avanti verso una pacificazione internazionale. Quindi vuol dire che c'è qualcheduno che sta, rispondendo anche alla domanda precedente, che sta facendo un gioco più o meno sporco in questa direzione, contro il quale, per esempio, sia Trump che Putin hanno risposto pubblicamente dicendo: noi non facciamo parte di questa squadra, noi vogliamo l'intesa tra Russia e Stati Uniti. Passo importante. Giovanna? Giovanna? Arabella? Buongiorno. La Russia Buongiorno. potrebbe eventualmente appoggiare un'ipotetica uscita dall'Italia e dall'Unione Europea? No, no, non credo che la Russia abbia nessun potere in questo senso, nel senso che, anzi, io per quello che conosco della politica internazionale, penso che Putin non farebbe mai un gesto del genere, non lo farebbe proprio, nel senso che la Russia non è interessata a distruggere l'Europa. Io l'ho sostenuto già in più occasioni. Non è vero. I russi vogliono anzi un'Europa solida.
la posizione ufficiale della Russia non è di distruggere l'Europa, non è solo la posizione ufficiale, è il calcolo, ma se io fossi al posto loro farei lo stesso calcolo. La Russia ha bisogno di avere un'Europa solida che sia un buon interlocutore col quale fare affari, cioè vendere il gas e il petrolio e a ricavare in cambio commesse per l'industria, per la tecnologia, eccetera, eccetera. La Russia ha tutto l'interesse ad avere un interlocutore affidabile e invece si trova di fronte a un'Europa che gli impone le sanzioni, tanto per cominciare. Un'Europa ostile, naturalmente non tutta ugualmente ostile, per esempio. L'Italia non sarebbe ostile, ma viene costretta a votare le sanzioni quando è noto che tutti gli italiani, non ne conosco uno solo che vorrebbe le sanzioni, non un imprenditore, non la persona con cui parlo, con cui, di diverso orientamento politico, nessuno è favorevole, ma il governo continua a votare le sanzioni. Perché? Ma perché i nostri governanti sono dei maggiordomi che sono a disposizione di chi gli dà gli ordini, questa è la cruda verità. Perché se no farebbero la volontà del paese e gli interessi del paese, va bene? Quindi l'Europa unita, democratica, più o meno democratica, sarebbe un ottimo interlocutore per la Russia. La Russia quindi non vuole distruggere l'Europa. Tu mi dici, potrebbe favorire? Io non credo, perché la Russia non ha a disposizione strumenti economici, o meglio, se volesse favorire si potrebbe presentare sul mercato dicendo, dico crudamente, adesso noi abbiamo bisogno di 200-300 miliardi subito, potrebbe dire io te li do, ce li ha. Ma non lo farà, perché non vuole fare un gesto che sarebbe considerato un gesto di rottura. Ci sarebbe una rivolta, giustamente, in Europa. Chi è l'altro interlocutore che potrebbe finanziare una indipendenza dell'Italia rispetto all'Europa? La Cina. Ma la Cina non lo farà, per le stesse identiche ragioni. Quindi il problema è, se l'Europa decidesse di dare un aiuto all'Italia, il problema non ci sarebbe. Se l'Italia sarà costretta, evidentemente sarà costretta a guardare al mercato mondiale della finanza. E quindi, per non essere soggetta alla volontà della Rothschild Corporation, delle diverse corporation, delle banche private, dovrà rivolgersi a qualche fondo sovrano disposto a dargli dei soldi. Questo è chiaro, il futuro, tra l'altro, la tua domanda è molto importante, perché io ho l'impressione che nel prossimo futuro noi ci troveremo di fronte a molte sorprese, cioè lo schieramento precedente salta, ma è ovvio che la Russia non farà un gesto del genere, perché tutta l'Europa che odia la Russia direbbe, ecco, vedete, volevano distruggere l'Europa, volevano costringerci a, come dire, al loro volere. Non lo farà la Russia farà il contrario, dirà che vorrebbe un'Europa solida. Ma questa Europa si sta rompendo per conto suo. E se l'Europa si rompe, non sarà colpa della Russia, e sarà colpa dell'Europa. Questo è il quadro di fatto. Se l'Europa si rompe adesso è perché l'Europa non è capace di far fronte ai compiti europei. Questa è la vera questione che abbiamo di fronte. Non una possibilità di intervento dall'esterno, per ora. Grazie. Giovanna Scotti. Sì, ci sono. Mi sentite? Buongiorno. Allora, io vorrei collegarmi all'inizio della sua presentazione quando dice che uno sviluppo infinito è impossibile e non è sostenibile dall'umano. Quindi io vorrei chiedere la sua opinione in merito alla globalizzazione e alla tecnologia, perché se la tecnologia viaggia troppo veloce per l'umano, d'altra parte ci stiamo rendendo conto che in un certo senso ci danneggia, ma dall'altro è proprio la tecnologia che spessissimo ci salva la vita e permette anche di creare una rete di solidarietà. Soprattutto, ad esempio, vediamo con il web, che secondo me è un motore propulsivo eccezionale. Quindi io vorrei sapere come vede lei la globalizzazione, lo sviluppo tecnologico e anche questa mobilità di idee e di opinioni che è possibile soltanto grazie al web. Quindi anche tutte le notizie che noi recepiamo spessissimo vengono dal web e anche lo studio è molto facilitato grazie a questo sviluppo tecnologico. Io vorrei la sua opinione in merito a questo. Sì, è una bella domanda, è giusta, molto, molto giusta. Apre un intero capitolo della formazione dell'uomo, intendo dire. Rispondo per una questione in generale.
È chiaro che io non sono contro la tecnologia. La tecnologia ci ha dato un sacco di cose importanti. Ha prolungato, per esempio, la nostra vita. Se adesso abbiamo una popolazione più anziana, così numerosa in Italia, non solo è perché facciamo pochi figli, ma perché la medicina ci consente di vivere più a lungo. Quindi figuriamoci, già questo dice che ci sono tecnologie. Io sono stato operato recentemente con una tecnologia che fino a un anno fa io sarei morto, diciamo così. Quindi figuriamoci, ben lungi da me l'idea che la tecnologia sia male. La tecnologia può essere bene, ma non c'è una tecnologia neutra. Tutte le tecnologie dipendono da chi le possiede. E quindi noi siamo di fronte a un momento della storia umana in cui la tecnologia si sviluppa a una rapidità che è superiore alle capacità di adattamento dell'uomo. Io faccio il discorso del tempo. Il nostro tempo umano è prodotto della nostra natura biologica. Per quello che io ho detto, il nostro corpo funziona alla velocità di 6 km al secondo, che va benissimo per noi, perché se io mi pungo la fronte sento immediatamente il dolore, anche se mi pungo il piede con un chiodo, perché la velocità è sufficiente per il mio corpo. 6 km al secondo vuol dire che lo stesso stimolo fa 20 volte il percorso del corpo umano, no? Tutte le cellule del nostro corpo sono connesse a quella velocità sostanzialmente. Bene, ma la tecnologia di cui disponiamo viaggia a un'altra velocità e ci introduce in un mondo dove tutte le relazioni tra le cose e tra gli uomini e le cose vengono modificate. Tu giustamente dici che noi abbiamo la possibilità di imparare un sacco di cose. Certo, è vero, ma nessuno di noi è più capace a fare una divisione o a risolvere un'equazione di secondo grado. La gran parte della gente non sa più neanche cosa sono i numeri. Ci siamo dimenticati tutti dei numeri di telefono dei nostri amici. Non so se è chiaro, perché tutto sta chiuso dentro questo aggeggio. E questo aggeggio, gli fai una domanda e lui ti risponde in un secondo qual è la capitale del Ghana, o addirittura cose molto più difficili di questa, cosa che nessun uomo può fare. Ma questo modifica anche il modo con cui noi studiamo. Il famoso multitasking, di cui ogni tanto qualcuno dice ma noi abbiamo adesso il multitasking. Ma siamo sicuri che il multitasking produca maggiore cultura? Io penso che invece il contrario. Il multitasking produce una idea nozionistica della cultura, che tutto è risolto in fretta, ma le connessioni mancano. Io sono padre di un ragazzo e l'ho seguito nel suo sviluppo e ricordo benissimo la mia infanzia e mi accorgo che mio figlio, che è intelligente, non è più capace di fare connessioni come quelle che per me erano normali. Le connessioni sono fondamentali. La capacità di connettere, di elaborare, significa studio. E non si può studiare due o tre cose contemporaneamente, perché bisogna pensare. Quindi, la tecnologia è importantissima, però ha due o tre elementi che diventano pericolosi, molto pericolosi. Esce dal controllo umano. Gran parte delle funzioni che governano l'attuale società, come abbiamo visto, molto vulnerabile, sono in mano già oggi ai sistemi automatici di controllo, che sono legati a internet, che altro è. Quindi, primo, noi ci troviamo di fronte a un sistema di controllo che non è più sotto il controllo umano. Secondo, ci sono tecnologie che vengono introdotte una dietro l'altra ad altissima velocità senza che venga rispettato nessun criterio di precauzione. Per esempio il 5G. Tra l'altro io credo che abbia molto a che fare con quello che sta succedendo. Io su Pandora TV ho già pubblicato 15 puntate sul 5G e io l'ho intitolato proprio così, 5G come inizio della parola grande minaccia. Perché c'è più di una ragione, anzi ci sono migliaia di ragioni per aprire l'interrogativo su che cosa è questa tecnologia e che in generale che cosa è il 4G, il 3G, cioè dico una cifra. Il campo magnetico che ci circonda da quando siamo nati, tu ed io, è un campo magnetico che ha una determinata forza, intensità, caratteristica.
questo esiste da sempre perché la Terra è un magnete e quindi produce onde elettromagnetiche. Ma noi abbiamo scoperto, ormai in modo incontrovertibile, che gli organi del nostro corpo anche producono onde elettromagnetiche. Il nostro cuore funziona in base a stimolazioni elettromagnetiche prodotte dall'uomo stesso. Il nostro fegato altrettanto, il nostro cervello sicuramente. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Nello spazio di una generazione e mezza abbiamo moltiplicato il campo magnetico che circonda l'essere umano e tutto il vivente di un campo elettromagnetico che è 100 milioni di volte superiore a quello naturale. Basti soltanto questa cifra, 100 milioni di volte quello che era naturale. Domanda, non influisce questo campo magnetico sulla nostra vita? Sulla nostra vita, quando dico nostra vita, dico anche quella dello stelo di, diciamo, di una foglia dell'albero sotto casa, dei nostri animali, noi stessi, del nostro corpo, della nostra circolazione, eccetera, eccetera. Ci sono migliaia di prove che invece queste onde elettromagnetiche possono entrare in risonanza con le onde elettromagnetiche che noi produciamo. E se questo riguarda, per esempio, i tessuti epiteliali, io pongo delle domande, ma ti dico che ci sono già centinaia di studi che dimostrano quello che sto dicendo. Io non sono un esperto, non sono un biologo, però ho letto questa roba e le cifre sono lì allucinanti. E adesso che cosa ci dicono? Improvvisamente il 5G diventerà praticamente un campo ancora milioni di volte superiore, perché si prevedono addirittura un milione di apparecchiature collegate simultaneamente che ci passeranno attraverso il corpo in tutte le direzioni per ogni chilometro quadrato. Un milione di nuove sorgenti, ricettori e produttori di onde intorno a noi. Noi saremo immersi in un altro spazio. Lo siamo già adesso. Allora, finisco la domanda, tu capisci che sto sintetizzando all'estremo. Studiatevela. Dico, ma come possiamo fare una cosa che può minacciare la nostra stessa esistenza? Noi stiamo introducendo una tecnologia che può consentirci di operare una persona dal Giappone all'Italia in tempo reale con l'intelligenza artificiale e nello stesso tempo una tecnologia che può investire 6 miliardi di persone contemporaneamente con effetti negativi. Possiamo fare una cosa del genere? La domanda è quindi questa. E io credo che nel futuro, questa è la mia personale filosofica convinzione, noi ci troveremo ripetutamente di fronte al problema che io formulerei così. Non sono il primo che lo formula. Cioè, Bateson, per esempio, l'ha già formulato 30 anni fa in modo chiarissimo. È uno solo degli esempi. Il progresso è tutto positivo? La tecnologia di per sé va bene quando la tecnologia assume un ritmo di sviluppo che sfugge alla possibilità del controllo umano? È un bene? Ecco, questa domanda significa che a un certo punto credo che la comunità umana dovrà dotarsi di strumenti per dire che certe ricerche si possono fare e certe ricerche saranno equivalenti a un peccato mortale che dovrà essere punito nell'interesse collettivo degli uomini. Domanda, domanda. Non è una risposta, è una domanda. Perché in questo caso noi siamo proprio sul limitare di una possibile scalino oltre il quale noi andiamo contro noi stessi e contro la nostra natura e quindi ci uccidiamo, distruggiamo l'equilibrio dell'ambiente. Quindi questo è uno dei problemi. Scusi se la interrompo, scusi. Prego. Ma forse perché l'uomo è più portato a pensare al contingente, cioè al piacere immediato piuttosto che al futuro, quindi è anche un pochettino autolesionista. Hai ragione, hai perfettamente ragione, ma quando io all'inizio, non so se hai sentito le cose che ho detto all'inizio, quando io ho parlato dell'illusione in cui noi abbiamo vissuto tutti, era che tutto questo fosse legittimo, e invece no, ci sono norme, io credo che ci siano delle norme morali, proprio morali, che prevedono e devono prevedere una difesa collettiva.
non si può lasciare tutto alla iniziativa dell'individuo. Se Elon Musk, per fare un esempio brutale, Elon Musk, che è il proprietario del Washington Post, che è il miliardario, che è Amazon, che sta cambiando la nostra vita, decide una cosa sulla base dei suoi criteri, noi dobbiamo decidere se questa cosa che decide Elon Musk è giusta o sbagliata. E se è sbagliata per la comunità mondiale, gliela dobbiamo impedire. Non può diventare lui il padrone e il decisore di decisioni che riguardano la esistenza dell'uomo, perché tutti gli altri hanno diritto di esprimere il loro parere. E quindi siamo sul limitare del possibile, oltre il quale noi diventiamo corresponsabili di un ecocidio, chiamiamolo così. Finisco questa domanda con una risposta mia, citando Hawkins, il famoso matematico che voi sapete è morto pochi mesi fa, che era attaccato a un computer. Gli chiesero: ma lei che cosa pensa dell'intelligenza artificiale? E lui ha dato una previsione, secondo me ottimistica. Dice: entro questo secolo, ventunesimo, noi ci troveremo di fronte, tutti gli uomini si troveranno di fronte a un'intelligenza artificiale che sarà dominante rispetto alle nostre attuali possibilità. L'ha detto lui, uno, io mi fido perché è un uomo di un livello extraumano di intelligenza. E lui ha detto: a quel momento il grande problema che avremo di fronte è se noi uomini, saremo simpatici a quella intelligenza. Ed è una domanda piena di ironia, perché a quel punto quell'intelligenza artificiale che noi stiamo creando, che sta già imparando per conto suo, si dovrà porre il problema se noi siamo omogenei alla sua intelligenza. Sono due intelligenze diverse, l'intelligenza umana e l'intelligenza artificiale non saranno simili, saranno completamente diverse. Perché l'uomo è contraddittorio, per esempio, mentre l'intelligenza artificiale difficilmente sarà contraddittoria. L'uomo è contraddittorio, ma è intelligente, produce sentimenti. L'intelligenza artificiale probabilmente produrrà anch'essa sentimenti, ma non si prevede che siano contraddittori, perché sarà un'altra intelligenza. E a quel punto, dice Hawkins, saremo noi simpatici a quell'intelligenza, cioè saremo compatibili con i suoi criteri? Domanda su cui dobbiamo pensare, ma io rovescerei il discorso. Quell'intelligenza artificiale sarà compatibile con la natura dell'uomo? Ecco il punto in cui ci troviamo e che ormai ci è imposto dalle circostanze. La domanda di nuovi criteri etici di comportamento dell'uomo si impone adesso, non fra 50 anni. Grazie. Giovanna, volevi fare un'altra domanda? Eh sì, questa però riguardava l'Europa, ma è più che una domanda, è una sua opinione personale. Allora, secondo lei è possibile ancora la ricostruzione di un'Europa come quella che prevedevano nel manifesto di Ventotene Ernesto Rossi e Spinelli? O no? O è necessario cambiare totalmente la politica? Io poi, credo. Come cambiare la politica? Io ti do la mia risposta personale. Io fino a ieri, fino a questa crisi attuale che dimostra, mi pare che ahimè dimostri che questa Europa non è in grado di fronteggiare questa crisi e quindi deperirà. Però la mia idea era questa, e rispondo alla tua domanda. Noi possiamo ancora pensare a un'Europa democratica, sì, ma questo presuppone un'altra Costituzione. Bisognerebbe cominciare adesso un processo in cui i popoli saranno richiamati a discutere. Bisognerebbe nominare, e la mia proposta è, nella quale credo, dovremmo nominare 100 saggi europei che si riuniscono intorno a un tavolo e discutono di come costruire un'entità sovranazionale in pace. Dovrebbero proporre un'ipotesi di costituzione democratica condivisa e dovrebbero proporla al giudizio dei popoli europei, uno per uno, attraverso il referendum. Ci saranno sicuramente alcuni popoli che non accetteranno, non gli interessa, e resteranno fuori, non nemici, semplicemente fuori. I popoli che decideranno di essere d'accordo per un'Europa democratica, che vuol dire dotata di un governo, di un Parlamento comune, decideranno se gli piace questa Costituzione. E questa la risposta alla tua domanda si può formulare così: solo i popoli
possono decidere di voler partecipare insieme alla costruzione di uno Stato sovranazionale. Altre forme burocratiche non ci sono, perché significa cadere nelle mani dei consigli di amministrazione delle banche. Bisogna che i popoli d'Europa decidano insieme se vogliono restare insieme, e lo possono decidere solo i popoli. Io, per esempio, come italiano, direi che non accetterei mai una Costituzione che viola le norme della Costituzione italiana. Quindi è un processo che richiede una larga partecipazione democratica, ed è una risposta anche alla tua altra domanda. Cambiare la politica, questo è cambiare la politica. Bisogna fare in modo che la democrazia formale sia sostanziale e che sia esattamente come prescrive l'articolo 3 della nostra Costituzione. Noi viviamo in un mondo diseguale, ingiusto, e la Costituzione nostra, la sua grandezza, sta scritta nell'articolo 3, dove è detto che compito dello Stato sarà quello di creare le condizioni perché tutti gli uomini siano ugualmente in condizioni di svilupparsi, conoscano, sappiano, cioè una vera Costituzione creatrice. Non dice che noi stiamo bene così, dice che dobbiamo superare le condizioni che rendono diversi gli uomini e li rendono quindi non egualmente partecipanti al processo democratico. Quindi cambiare la politica significa applicare l'articolo 3, e cioè cominciare a dire che tutti abbiamo uguali diritti sul serio, che tutti possiamo partire tutti con le stesse possibilità, possiamo avere tutti la stessa salute, possiamo essere educati tutti nello stesso modo, e poi ciascuno svilupperà le sue capacità, secondo le sue capacità, la sua intelligenza. Questa è la democrazia. Cambiare la democrazia significa portare 60 milioni di italiani, o meglio la loro grande maggioranza, a comprendere che cosa significa il bene comune della patria, della nostra nazione, della nostra cultura. Questa sarà la democrazia vera. Ce l'abbiamo adesso, non abbiamo nulla del genere. Milioni di persone ormai in questo paese sono ritornati ad essere analfabeti, grazie anche alle tecnologie che tu giustamente mi dicevi sono bellissime. Sono ritornati a essere analfabeti. Milioni di persone, non sono io che ho fatto questo studio, ma Di Mauro, che è stato ministro italiano della cultura, un quarto della popolazione italiana non è più capace neanche di leggere un normale documento, diciamo così, comunale, o una ordinanza comunale. Questa non è una democrazia. La gente che non è, che è stata portata a questo livello, non può partecipare al processo democratico, non per colpa sua, ma perché non è dotata degli strumenti intellettuali capaci di capire. Quindi abbiamo bisogno di un'immensa riforma democratica se vogliamo che la democrazia viva. Altrimenti finiremo in una forma di più o meno diversa di autoritarismo come quella nella quale stiamo vivendo. Grazie. Allora, intanto, grazie. Prima di andare avanti, ci sono ancora delle domande, vorrei chiedere, non vorrei violentare troppo il dottor Chiesa, e quindi vorrei chiedergli quanto tempo ci dà ancora per le domande, perché oramai abbiamo passato l'ora e mezza. E quindi... Se resistete, io posso resistere ancora 40 minuti. Fantastico. Allora, c'è la collega Teresa Paparo che voleva fare una domanda. Teresa? Buongiorno a tutti. Io intanto la ringrazio per il suo intervento, che è prezioso per i ragazzi. E poi volevo chiederle, la mia non è una domanda strettamente riferibile all'Europa, ma guarda un po' l'aspetto umano della vicenda che ci sta interessando. E mi è venuta in mente una metafora, che è poi quella che ha utilizzato Orwell nella Fattoria degli animali. Mi chiedo, ma siamo di fronte ad un obbligo, ad una scelta obbligata, cioè quella di decidere se essere esseri umani o degli avatar? Sì, siamo sostanzialmente a questo livello. Quando io dico che siamo di fronte a uno scalino che le generazioni precedenti non hanno mai affrontato, è esattamente questo. E lo scalino è rappresentato proprio dalle tecnologie. Noi abbiamo creato un mondo attorno a noi che ha una diversa dinamica e che influisce pesantemente sui nostri equilibri, non solo sui nostri equilibri, sugli equilibri dell'ecosistema, perché noi siamo parte dell'ecosistema, non è che siamo la parte, l'uomo non è che sia una cosa altra, noi siamo un pezzo di questo ecosistema, siamo il pezzo di un sistema complesso, estremamente complesso, che però coesiste e influisce, e ahimè in qualche caso influisce in modo disruptivo, cioè noi siamo come un virus, l'uomo è come un virus. Se ci pensiamo bene, c'è una bellissima, ve la voglio raccontare, magari
qualcuno se la ricorderà. Io sono amico personale di Gorbaciov, ho lavorato con lui per molti anni e una volta lui mi raccontò in una cena, mi raccontò questo episodio. Dice, si incontrano due pianeti di un sistema solare qualunque, uno dei due dice all'altro, ehi, ma hai visto? Ti ho visto come sei malmesso, sei tutto pieno di buchi, di fuochi, sei tutto malandato. Come mai? E lui dice, sai come me, io c'ho degli, cioè, ci sono, mi sono venuti addosso degli organismi, dei microrganismi che sono molto, creano fuochi, accendono fuochi, fanno buchi, mi rovinano la pelle. Cosa devo fare? E l'altro pianeta, quello che sta bene, dice, ah, non importa, dice, eliminali. Vedrai che starai molto meglio. Ecco, se noi guardiamo, quando io guardo dall'aereo, quando viaggio in aereo, speriamo di poterlo ancora fare, guardi sotto di te, ti accorgi che la gran parte della superficie del nostro pianeta, almeno di quella che conosciamo noi, è piena davvero di buchi, di fumi, di ciminiere. Noi abbiamo cambiato la natura e l'abbiamo cambiata in peggio. E non è solo questione di cambiamento climatico, noi abbiamo creato veleni in tutte le direzioni che ci attraversano, ci entrano dentro, li mangiamo, si ficcano in mezzo alle nostre molecole. La natura non li riconosce, non li ricicla perché non sa che cosa sono, li respinge, ma non è detto che non possano influire sulla nostra natura, cioè ci uccide pian piano. Tante cose stanno accadendo, quindi noi siamo proprio di fronte, ripeto, questa che sta accadendo è un flagello, chiamiamolo così, un vero flagello. Non si può sottovalutare e avrà influenze enormi sul nostro futuro. E tuttavia è un preavviso. Io sono convinto, più passa il tempo, che questo è un segnale che ci viene. Guardate che avete superato i limiti. Avete superato, ecco perché dicevo all'inizio, tornare alla normalità. Significa tornare in questa follia, cioè noi dobbiamo pensare a un'altra normalità e quindi dobbiamo costruire una vita diversa. Noi abbiamo letteralmente rovinato gli equilibri all'interno dei quali viviamo. E quindi il grande tema che abbiamo di fronte, siccome la rovina deriva dallo sviluppo della tecnologia, noi dobbiamo stabilire i contorni entro i quali la tecnologia può influire sulla nostra vita, oltre i quali si va nel disumano. Questo è il punto. Disumano vuol dire per me anche antiumano. E questo è un grande tema collettivo, non è che lo può risolvere Giulietto Chiesa, non è che io ho una risposta, nessuno ha una risposta. Noi dovremmo costruire un governo, io penso, non voglio essere troppo fantascientifico, ma credo che abbiamo bisogno di pensare al governo degli uomini in un altro modo rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad ora. Cioè la democrazia liberale, così com'è, non ha funzionato. La divisione dei poteri non è più divisione dei poteri, perché quando il principio fondamentale è quello del denaro, e il denaro è infinito, e il denaro infinito può comprare infinitamente, come si suol dire, lo dico brutalmente, con il denaro infinito puoi fare qualunque cosa, puoi comprare un governo, non un ministro, un governo intero, puoi creare un esercito, l'abbiamo visto sotto i nostri occhi, sta avvenendo. Chi ha il denaro oltre ogni misura diventa oltre ogni misura potente, è tale da poter modificare la nostra vita, il nostro corpo, la nostra salute, e può modificare anche i nostri pensieri. A questo punto siamo nel punto in cui milioni di persone possono essere uniformati in modo che noi non sappiamo neanche come avviene. Quando io leggo che Facebook, lo dice il signor Zuckerberg, non lo dico io, quando mi dice che Facebook oggi serve 2 miliardi e mezzo di persone, e quando lui riconosce che può orientare i pensieri di 2 miliardi e mezzo di persone, ed è lui e i suoi collaboratori che può farlo, allora io ho tutto il diritto di pensare che noi siamo già usciti dalla democrazia liberale. Non c'è più democrazia in questa situazione. Quando un uomo può determinare i pensieri di 2 miliardi e mezzo di persone, non va bene, a meno che non sia un saggio supremo o quasi un dio, ma siccome non lo è Zuckerberg, anzi è molto lontano dall'essere un dio, Grazie.
allora, molto lontano, allora noi dobbiamo essere preoccupati e dobbiamo organizzarci. Cioè essere preoccupati è un conto, ma io voglio organizzarmi, quindi voglio dire, ma tu stai facendo un servizio pubblico o stai facendo un servizio privato? E i miliardi che guadagni, da dove li prendi? E le tasse che paghi, da dove le paghi le tasse, sempre che tu le paghi? E come mai tu hai tutto questo potere e invece io non ce l'ho? E così via discorrendo. Quindi tutte queste sono domande che uno dovrebbe porsi. E invece scopriamo che Facebook si fa i fact-checking group che devono decidere chi può dire una certa cosa o chi può non dirla, anzi chi non può dirla. Ma la situazione diventa molto pericolosa in questo senso, altro che democrazia liberale. Siamo molto lontani dalla democrazia liberale. Bene. Allora, io mentre aspetto altre domande, volevo riprendere un attimo la domanda di Gabriele Enrico, forse per interpretare quello che lui voleva dire. Quando parlava di Europa, Cina, Stati Uniti. Allora, in realtà una cosa che noi non sentiamo, non leggiamo da nessuna parte, o se no in qualche trafiletto in decima pagina, è che durante questa crisi pazzesca che noi stiamo avendo per il coronavirus c'è stata una mobilitazione militare che è stata una delle più grandi mobilitazioni militari dopo il dopoguerra da parte della NATO, un'esercitazione grandissima, e che altrettanta mobilitazione militare c'è nell'area di Taiwan, Hong Kong da parte degli americani. E in realtà noi siamo schiacciati nel mezzo tra paesi dell'est, Cina, paesi orientali e Stati Uniti. E siamo come nel centro e nell'epicentro di una guerra monetaria che è immensa, di cui non sta parlando nessuno. La Cina detiene, credo, insieme al Giappone, un terzo del debito pubblico americano. Qualche mese fa la Cina ha disertato le aste pubbliche dei titoli di Stato americani quando erano state prese dei provvedimenti di dumping, mi sembra, da parte di Trump, ritirati dopo 3 giorni, dopo questa minaccia silente da parte della Cina. Gli Stati Uniti stampano miliardi di dollari con una grande facilità perché possono esportare inflazione in tutto il mondo, perché il dollaro è ancora una moneta che si diffonde in tutto il mondo. La Cina sta accumulando oro a più non posso. Tutti questi elementi che sono, secondo me, assolutamente fondamentali per capire quello che sta succedendo al di là del coronavirus, non sono minimamente presi in considerazione da quello che Giulietto, posso chiamarti Giulietto? Sì. Giulietto definisce l'informazione, la televisione, i giornali. Perché? Sta succedendo qualcosa che non ci dicono? Come possiamo capire questi movimenti, queste stranezze? È possibile che nessuno ci dica quello che sta succedendo effettivamente? Bene, allora, posso chiedere un istante una sosta perché mi stanno chiamando di là? Certo. Devo rispondere. Tra un minuto arrivo mentre tu organizzi il resto della discussione. Arrivo e rispondo alla tua domanda. Perfetto. A tutti i colleghi, Teresa, ma a tutti gli altri, se avete delle domande, io vedo che il dottor Chiesa è estremamente disponibile, ci ha dato ancora disponibilità per questa mezz'oretta. Mi raccomando, fate pure le domande. Scrivete magari in chat o prendete pure il telefono adesso che il microfono, adesso che siamo in attesa. Scusate, io ho sentito il professore parlando sulla 7 in un programma con Andrea Pancani, in cui parlava di immigrazione e diceva che molti anni fa l'immigrazione era favorita dal fatto che i paesi poveri, vedendo tramite la tecnologia e i telefonini come si viveva al nord, nei paesi del nord, molti del Nord Africa o dell'Africa erano portati a venire da noi, in un certo senso attirati da questo presunto benessere. Però poi lei diceva che
In questo momento in realtà l'immigrazione, secondo lei, è fatta per indebolire l'Europa. Quindi io mi domando perché e che cosa intende? Allora, anche intanto... se non è molto attinente all'argomento. No, attinente lo è, e come che lo è. E comunque, se non ci sono altre cose, io vorrei rispondere alla domanda del professor Bassi. Perché è molto importante, comincio da quella, cioè tu o lei ha richiamato l'esercitazione della NATO Defender Europe 2020, che è stata decisa prima del coronavirus, ma che è stata portata avanti nonostante il coronavirus. Sono 37.000 uomini che stanno muovendosi, ribadisco, stanno muovendosi sul terreno europeo. 37.000 è un esercito intero con l'accompagnamento di decine di migliaia di mezzi tecnici, aerei, camion, carri armati, blindati, trasporti, eccetera, eccetera, logistica. A che cosa serve questa roba? Intanto, prima domanda, chiedetevi quanto costa un'esercitazione che prevede lo spostamento di 37.000 uomini su tutto il territorio europeo e il trasferimento di buona parte di questi dagli Stati Uniti all'Europa. Incredibile. Sulla base di che cosa? Si stanno preparando, così dicono esplicitamente, a un'invasione dell'Europa. Chi è che può produrre un'invasione dell'Europa? Chi è che può concepire in questo momento una invasione dell'Europa? Una conquista dell'Europa? Nessuno, non c'è un soggetto che può fare questa cosa, a meno di non essere ammattito, perché l'unica ipotesi è che qualcuno pensi che la Russia stia progettando di invadere l'Europa. Ma io vorrei sfidare una qualunque discussione in un qualunque canale pubblico con chiunque che mi dimostri questo fatto, questo assunto. Ma davvero esiste un progetto russo di invadere l'Europa? Ma qualcuno ha mai portato qualche elemento a sostegno? Io, da quello che conosco e che vedo, non conosco nulla del genere, non c'è nessun segnale, non c'è neanche nessuna spiegazione, perché la Russia ha bisogno dell'Europa come interlocutore economico e non capisco per quale motivo qualcuno pensa che la Russia vuole conquistare l'Europa. La Russia non ha la possibilità di conquistare l'Europa. Il massimo può essere che la Russia vuole distruggere l'Europa, ma qualcuno deve spiegarvi anche perché la vuole distruggere. Ma conquistare non è possibile. L'Europa ha 500 milioni di abitanti, più o meno. La Russia ce n'ha 130. Possiamo immaginare che la Russia, che dispone di un paese che è lungo 9 km, che ha tutte le ricchezze del pianeta nel suo territorio, voglia invadere l'Europa? Ma è una cosa senza senso. Eppure noi stiamo spendendo, in questo momento, noi italiani stiamo spendendo 80 milioni di euro ogni giorno per tenere in piedi una macchina militare che lavora sulla base del presupposto che tra poco ci sarà un'invasione da parte della Russia contro di noi. Ma è una follia totale. Non c'è nulla di realistico in tutto ciò. Quindi la domanda è: come mai non ci dicono tutto questo? Ci dicono tutto questo, ce lo nascondono, o se lo analizzano e ce lo spiegano in modo totalmente ridicolo, comico, dicendo che i russi sono cattivi, c'è la russofobia. Io ho scritto un libro intitolato Putinfobia 3 anni fa per cercare di spiegare che cosa diavolo pensano questi signori che ci governano, perché queste decisioni sono state prese dal governo italiano, mica da un gruppo di signori, di avventori al bar un po' vinazzati. Queste cose le decide il governo italiano, e in tutti questi anni le ha decise il governo. E sulla base di che? Sulla base delle analisi di grandi centri di pensatori che sono finanziati dalle grandi fondazioni americane. Pensano come pensano le grandi fondazioni americane.
E siccome le grandi fondazioni americane ci dicono che la Russia è cattiva e sta per invaderci, noi costruiamo un sistema difensivo totalmente delirante e facciamo esercitazioni militari con 37.000 uomini per fare che cosa? Badate che questa intervista, questa esercitazione militare è stata fatta con uno scopo dichiarato, che è quello di verificare se le strade europee sono in grado di consentire lo spostamento rapido di grandi colonne di mezzi militari. E quindi stanno verificando se non ci sono i ponti che sono troppo stretti, per cui non ci passerebbero i carri armati. Quindi vogliono dirci, e lo scrivono e lo dicono, che dovremmo riorganizzare tutto il trasporto europeo in modo tale che le truppe della NATO possano muoversi liberamente su tutto il territorio europeo, incontrando quindi strade sufficientemente larghe, ponti sufficientemente larghi, gallerie sufficientemente larghe per far passare i carri armati. Se pensate un solo minuto a questa cosa qua, vi rendete conto che siamo in mano a un gruppo di persone malate. Perché? Questa roba qua non esiste, ma non esiste non perché i russi sono buoni, è semplicemente perché i russi non invaderanno mai l'Europa, non ne hanno neanche la forza militare e non lo faranno perché non gli interessa. Ma soprattutto è che ricostruire tutte le strade europee per far passare i carri armati è ridicolo in una situazione in cui una qualunque guerra che dovesse scoppiare a livello europeo continentale, dopo 2 minuti sarebbe la guerra mondiale. Dopo 2 minuti, il che vuol dire che sparerebbero d'un colpo, non lo dico io, ma lo dicono gli stessi americani che hanno fatto una simulazione al computer, l'Università di Princeton, la trovate questa simulazione su Pandora TV perché l'abbiamo pubblicata così com'è, scoprirete che nello spazio di sì e no, 48 ore, l'Europa verrebbe rasa al suolo da missili atomici in grande quantità. Quindi il passaggio dei carri armati sulle gallerie del Monte Bianco non avrebbe nessun significato, non esisterà più Europa dopo 48 ore di una cosa del genere. Quindi è incompatibile con la logica elementare, non con quella militare. Non ce lo dicono. Perché? Ma perché l'industria militare americana ha bisogno della nostra continua partecipazione alla costruzione della corsa al riarmo. Esiste l'economia americana, esiste essenzialmente per costruire armi. 700-800 miliardi di dollari per la difesa americana significa che praticamente l'America spende da sola più di tutto il resto del mondo e noi dobbiamo contribuire a questa spesa. Quindi siamo popoli che sono stati sottoposti a una dittatura della falsificazione del quadro mondiale che ci costringe a buttare via 25-30 miliardi del nostro bilancio dello Stato per niente, per una prospettiva senza senso. Tirate voi le conclusioni. Questo è il quadro che io vedo e vorrei che qualcuno me ne desse uno più intelligente di quello che vedo, purtroppo. Questa è la risposta alla domanda del professor Bassi. È chiaro che evidentemente queste televisioni nostre non ci diranno mai la verità, perché ciascuno di loro è legato alla sorte dei padroni che lo governano e quindi degli interessi che sono sottintesi. Grazie. C'era poi la domanda di Giovanna sull'immigrazione. E questo è un discorso parzialmente vero, quello che tu hai riferito, perché sotto un certo profilo, io me lo ricordo perché come deputato europeo nell'anno 2004-2005 venne fuori uno studio dell'Unione Europea ben motivato in cui si diceva che siccome l'andamento demografico dell'Europa prevede un invecchiamento progressivo della popolazione perché i nati saranno molto pochi e i nuovi nati saranno pochi e quindi non avremo uno sviluppo demografico, avremo un invecchiamento della popolazione, un aumento dei pensionati e quindi per tenere in piedi la concorrenzialità internazionale dell'Europa avremo bisogno di una immigrazione. Allora si diceva addirittura avremo bisogno di 20 milioni di persone che verranno dal resto del mondo e che dovranno essere assimilate nel mercato europeo, diventare produttori e integrare
l'invecchiamento della popolazione con nuove forze. Allora si diceva così. Era una previsione in parte giusta, in effetti è così. Noi abbiamo bisogno di nuova forza lavoro, avremmo avuto bisogno nella globalizzazione che stava delineandosi di nuove forze di lavoro, perché si pensava che ci sarebbe stato appunto uno sviluppo infinito verso milioni e milioni di produzione, di tonnellate. Pensate soltanto che tutto il dibattito sul NOTAV, la Val di Susa e il nuovo traforo delle Alpi, 53 chilometri, perché allora si prevedeva che ci sarebbe stato un incremento di 800 milioni di tonnellate l'anno di merci che avrebbero dovuto spostarsi da Barcellona fino a Kiev, attraversando l'Europa. Si pensava a tutto un mondo che adesso è franato, capito? Adesso è franato, tutto quel mondo lì non ci sarà più. 800 milioni di tonnellate che dovevano essere trasportate via ferrovia, tutte invenzioni senza senso, prodotte da gruppi di giovanotti usciti evidentemente da Harvard o dalle università, da Cambridge, insomma, da quella roba lì, insomma. Lì hanno prodotto questo sapere che prevedeva tutta sta roba qua. Allora, adesso però la situazione è completamente diversa. Noi ci troviamo di fronte a un mondo in cui l'intera Africa, per esempio, è sottoposta a un richiamo, parlo degli ultimi 10 anni. Noi gli abbiamo mostrato attraverso i nostri telefonini che tutti hanno, perché tutti hanno, anche là, hanno tutti i telefonini. E che cosa vedono sui telefonini? Vedono come si vive a Londra, a Roma, a Parigi, vedono come siamo bravi, come siamo ricchi, come siamo belli, che meravigliose donne ci sono, vestite da Balenciaga o da Gucci, e credono che qui si viva nel paradiso. E quindi milioni di africani vogliono venire, soprattutto giovani, vogliono venire qui, è normale che sia così. In Egitto, se non sbaglio, se non vado errato, ci sono 80 milioni di giovani al di sotto dei 30 anni, tutti col telefonino in tasca. Non arrivano per ora dall'Egitto, ma tutti pensano che noi viviamo in paradiso, vivevamo in paradiso. Quindi è ovvio che vogliono venire, soltanto che altro che 20 milioni. Il problema è tutta l'Africa. L'Africa è 1 miliardo di persone. L'Africa, siamo in grado di assorbire come Europa l'Africa? Ma no, naturalmente non possiamo. Non, mi domando se sia così, se sia giusto così. Se sia giusto sradicare milioni e milioni di persone dalle loro terre. Le storie che abbiamo sentito, che io ho sentito, che credo anche voi abbiate sentito, di gente che è stata sradicata dalla sua terra e che viene in una terra che non conosce, di cui ha una percezione errata, sbagliata, perché noi gli abbiamo raccontato le bugie, abbiamo raccontato a milioni di giovani africani le bugie che raccontiamo noi stessi. E loro ci hanno creduto, più di quanto noi addirittura ci crediamo. Quindi quello che sta accadendo, e si è evidente sotto gli occhi, è che noi non siamo pronti a ricevere milioni di persone che vengono da altre culture, con altre religioni, con altra sensibilità, con altra cultura, con altra storia. Ogni popolo ha la sua storia. Non dico che la nostra è migliore della loro. La loro è diversa dalla nostra, tutto lì. Molto semplice. Dobbiamo tenere conto che è difficile per loro, ma è difficile anche per noi. Perché entrare in contatto con un'altra civiltà, quando questa civiltà arriva in massa e tu non sei in grado di assorbirla perché non hai neanche le strutture e non hai neanche preparato i tuoi uomini e donne ad avere un contatto con questo. In poche parole, quello che sta accadendo è molto più complesso di come si immaginava. Ed è accaduto perché, di nuovo, la tecnologia ha modificato le modalità di spostamento. Un tempo, gli afghani che vivevano in un altro continente, in un'altra storia, per arrivare da noi ci mettevano mesi di viaggio. Adesso con un aereo, nello spazio di 2 ore, 3 ore, riesci ad arrivare in un altro paese, in un altro mondo. Adesso è accaduto, cioè, che le diverse culture del pianeta, che sono tantissime, ne conosciamo alcune, di altre non sappiamo addirittura quasi niente. Pensate all'India. 1 miliardo e più di persone che costituisce un amalgama di stati diversi, di lingue diverse, di culture diverse, un intero subcontinente,
che è più grande dell'Europa, di cui noi non sappiamo nulla. Un tempo erano un altro mondo, ciascuno viveva la sua storia. Adesso improvvisamente questi mondi entrano in frizione, simultaneamente, uno vicino all'altro. Se voi sfregate un pezzo di legno contro un pezzo di legno, verranno fuori a un certo punto delle scintille. È quello che sta accadendo. Cioè la globalizzazione ha prodotto una tale accelerazione che ha modificato tutti i rapporti tra le diverse culture del pianeta. E quindi il problema dell'integrazione diventa un problema acutissimo, diventa un problema critico. Quindi non è che ci sia nulla di anormale se le diverse culture si fondono e si sovrappongono e si intersecano. È sempre avvenuto nella storia dell'uomo, solo che è avvenuto con i tempi umani. Invece adesso avviene con tempi non più umani e che non consentono l'adattamento. E quindi va governato. Ecco il problema. Non si può discutere in termini di tutti hanno diritto, ma non è vero, perché se tutti hanno diritto a una cosa che non è sostenibile, si produce il caos. Questo è il punto. E quindi non è il problema del diritto, il problema è della realizzabilità, dell'opportunità, della pianificazione, del consenso. Tutte cose che vanno messe insieme ai diritti. Perché noi europei concepiamo i diritti in un modo, ma certamente gli africani del subcontinente hanno un'idea diversa dei diritti e se vengono da noi si portano dietro la loro diversa idea dei diritti, a meno che noi non gliela imponiamo con la forza. Capisci? Voglio dire semplicemente che il problema è al di là della gestione corrente, ma noi l'abbiamo accelerato a un punto tale che diventa irrisolvibile e si risolve soltanto attraverso lo scontro. Così è quello che sta avvenendo. Quindi abbiamo bisogno di un cambio di paradigma, anche noi, anche i nostri governanti. Quale politica ha fatto l'Europa, se vogliamo tornare all'Europa, verso questi paesi? Io l'ho vista con i miei occhi. Noi abbiamo fatto nei loro confronti una politica predatoria. Li abbiamo sottoposti alle nostre norme. Noi abbiamo deciso di incentivare il lavoro dei nostri agricoltori, ma abbiamo messo in ginocchio l'economia di mezza Africa in questo modo. Perché? Perché noi eravamo ricchi e tecnologicamente più sviluppati e loro che andassero al diavolo. E adesso abbiamo milioni di africani che non hanno lavoro, che non hanno da bere, che non hanno da mangiare e che vengono da noi. Chi è che ha creato questo problema? Noi l'abbiamo creato. E se vogliamo ridurlo, non dico eliminarlo, ma se vogliamo ridurlo dobbiamo ripensare integralmente alla politica europea verso l'Africa, per esempio. Questo è il quadro, così come lo vedo io, che richiederebbe, per esempio, il governo italiano, secondo me, dovrebbe, una proposta concreta, dovrebbe mettere in piedi, appena possibile, dopo il coronavirus, una task force delle migliori intelligenze italiane e europee e africane per studiare insieme il problema dell'immigrazione. Quanto ci serve, quanto ci è utile, quanto a loro serve, quanto a loro è utile e su questa base fare un piano che tenga conto delle possibilità economiche nostre e loro. Questo è il modo per farlo. Una squadra speciale, ci vorrebbe un ministro speciale, non solo un ministro, ma un'intera equip di ricercatori, di studiosi con la testa sul collo e la responsabilità adeguata per affrontare un problema di questo genere. Non c'è niente del genere. Si improvvisa. Abbiamo improvvisato. Non basta. Grazie mille. Allora, io credo che Big Ben abbia detto stop. Purtroppo c'erano ancora altre domande, ma vorrei lasciare la parola a Patrizia per la chiusura e ringraziare di tutto cuore Giulietto Chiesa per questa splendida chiacchierata nel suo studio e per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti dei nostri ragazzi e della nostra terra così colpevolmente martoriata. Bene, grazie. Io voglio soltanto dire due parole prima della vostra conclusione. Io sono molto contento di aver sentito le vostre domande perché le conosco, le capisco e credo che siano fondamentali. Posso soltanto dirvi che se volete rifare più avanti, quando sarà comodo per voi, io sono a vostra disposizione per affrontare approfondimenti anche specifici su cui si possa approfondire in dettaglio, entrare nel merito. Insomma, il mio tempo... Io sono un pensionato, giornalista, ma sempre pensionato, e quindi metto a disposizione il mio tempo per la vostra curiosità, lo farò con molto piacere.
Fantastico, la ringraziamo tantissimo. Patrizia. Grazie, innanzitutto accolgo di buon cuore questa proposta perché è stata veramente una tarda mattinata interessante, piacevolissima e per niente, diciamo, noiosa nonostante il gap, insomma, dello strumento digitale. Ecco, ho voluto appunto mandare pubblicamente un piccolo bigliettino di ringraziamento da parte della nostra piccola comunità del Vittorio Emanuele. Ci terrei, ecco, a evidenziare che, insomma, il nostro logo in realtà richiama molto i colori e le stelle dell'Europa, perché vogliamo sempre avere un po' di fiducia noi per quell'Europa democratica con una nuova Costituzione per un'età, diciamo, un'entità sovranazionale in pace di cui prima ci parlava Giulietto Chiesa. Questo perché? Perché in realtà abbiamo anche una storia per cui ci sentiamo molto responsabili. È la storia di Ernesto Rossi e di Ada Rossi, sua moglie, che appunto tutti sanno, Ernesto ha partecipato alla stesura del manifesto di Ventotene, perché Ernesto e Ada sono stati i nostri docenti. E addirittura appunto Ernesto è stato arrestato nella nostra scuola nel 1930 mentre faceva lezione. E quindi sentiamo veramente viva questo desiderio di una speranza di un'Europa libera, unita e con il senso che giustamente lei prima ha sottolineato. Quindi un piccolo messaggio di speranza volevo lasciare grazie al termine, oltre che veramente un enorme grazie da parte di tutti noi. Grazie a voi, sono stato molto contento anch'io di questo incontro. Chiederei al professor Bassi se poi mi manda il link della registrazione, così lo posso pubblicare anche su Pandora, mi farà piacere che lo vedano in molti e lo sentano in molti. Benissimo, la ringraziamo anche di questo. Grazie di cuore allora. Buona fortuna.